A EICMA 2018 la nuova Tenere è finalmente arrivata, ma Yamaha ha molto altro da dire nei prossimi mesi in termini di novità su due e su tre ruote. Ne parliamo con Andrea Colombi, country manager di Yamaha Motor Europe, filiale Italia. Yamaha si presenta ad EICMA come al solito con tante novità, R125, R3, X-Max, Iron Max, ma mi piace soffermarmi su tre importanti prodotti come la Nike GT, dove Nike trova la sua naturale, il suo naturale DNA di Gran Turismo. L'abbiamo visto dalla primavera fino ad oggi quanto questa moto sia versatile e dove ognuno davvero a qualunque livello possa oltrepassare i propri limiti. Abbiamo la nuova Tenere, l'abbiamo aspettata per un pochino di tempo, fino al 2019 arriverà durante la stagione. Abbiamo voluto fare il prodotto perfetto, purissimo, veramente ispirato alla storia del Tenere, ma anche all'oggi, al mito della Dakar, tanto è vero che ha un family feeling molto, molto stretto con le VR450 che corranno la Dakar. Abbiamo presentato un concept, Tricity, motore 300, ispirato sempre alla nostra tecnologia Lini Multi-Wheel, questa volta applicata ancora una volta applicata alla mobilità con un motore 300. Sicuramente farà parte del nostro futuro, quindi ancora una volta tecnologie simili applicate a prodotti diversi per soddisfare esigenze diverse. Una moto a tre ruote, scooter a tre ruote, diversi bisogni, ma tecnologie applicate in maniera trasversale. Yamaha ovviamente non è solo prodotto, molto anche servizio. La prima casco per le due ruote fatta da Moto Platinum, dedicata esclusivamente a Yamaha, ma Yamaha è anche, ed è un aspetto a cui teniamo molto, esperienza, quindi ci piace dare la possibilità ai nostri clienti di sperimentare, godere, emozionarsi con i propri prodotti attraverso tutti i nostri technical partner che sono distribuiti in tutto il territorio italiano e che davvero danno la garanzia della migliore esperienza possibile con il proprio prodotto. Questa era la voce delle case. Se vi interessa il nostro parere e volete conoscere da vicino tutte le novità di EICMA 2018, seguite i video di Danilo e di Emanuele live dal salone sul nostro canale YouTube Motorbox TV e ovviamente sul nostro sito www.motorbox.com. Senza dimenticare di iscrivervi al nostro canale e di lasciare un like alla nostra pagina Facebook. Ciao!